Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo all'inizio dell'inverno, fine autunno, è ora di dare il primo trattamento di poltiglia bordolese sugli alberi da frutto. La poltiglia bordolese, per chi non la conoscesse, è un fungicida rameico, di contatto con azione preventiva e quindi va dato nel momento in cui le foglie sono cadute dagli alberi. E quindi non può fare danni sulle foglie perché questo è fitotossico se gli alberi sono in fiore o se hanno le foglie. Quindi aspettiamo giusto giusto il periodo in cui le foglie sono cadute, quindi parliamo dell'inizio dell'inverno, adesso dopo lo vediamo, e possiamo così distribuirlo su tutto l'albero. È ottenuto con la neutralizzazione del solfato rameico pentaidrato e con idrossido di calcio. Sono un po' tutte uguali le confezioni, insomma. Se sono andato al consorzio, ho preso questa. Allora è importante leggere le dosi perché appunto ogni confezione ha le sue in base un po' alla miscelazione che hanno fatto dei componenti. Intanto i componenti principali sono boro, sodio e rame, poi miscelati in percentuali più o meno simili, ma non sono proprio le stesse da confezione a confezione. Ecco perché bisogna guardare un attimino le dosi consigliate. In questo caso, per i miei alberi da frutto, vite, melo, pero, pesco, ciliegia e quant'altro, 2,1 per 500 litri di acqua. Io faccio sul quintale. Quindi sono circa 4 kg su 1000 litri di acqua, ovvero 4 grammi per litro. Io ho circa 10 litri di acqua, quindi faremo 40 grammi. Vediamo se... Ecco qua, 40 grammi. va bene lo stesso. Questa è la mia pompa a batteria AMA, l'ho comprata l'anno scorso su AgriEuro, la trovate ovunque. C'è un video e un articolo sul blog se vi interessa, era tra le più economiche, intorno ai 50 euro se non sbaglio, e se vi interessa... Sappiate che è una buona pompa se si usa in modo hobbistico. Io la uso 7-8 volte all'anno, 10 volte all'anno. Non ci faccio un'attività professionale. Ok, continuo a miscelare un po' e ci ritroviamo davanti agli alberi da frutto. Allora, prima di iniziare vi dico qualcosa inerente alla poltiglia bordolese. Perché la si dà? La si dà innanzitutto per disinfettare il tronco, i rami, da funghi, spore e animaletti nocivi, insomma. Il trattamento, come vi dicevo, è fitotossico per le foglie, soprattutto per i fiori, quindi va dato quando la pianta ormai è spoglia. Io generalmente faccio tre trattamenti, ne faccio uno adesso, che siamo a metà fine dicembre, ne faccio uno dopo la potatura, la potatura nel mio caso sarà tra un 20 giorni e ne farò una poi alla fine ancora a febbraio, quindi farò un tre trattamenti, due, massimo tre trattamenti, non di più. Ho visto che facendo così negli anni ho avuto pochissimi attacchi fungini e mi sono trovato abbastanza bene, insomma. Precauzioni d'uso, mascherina, occhiali e non mettersi ovviamente controvento perché sennò allora è inutile, assolutamente inutile. Quindi altra cosa da fare attenzione è che se piove va ridato perché non è che si attacca e rimane lì, questo viene poi lavato via dalla pioggia, quindi bisogna un attimino vedere le condizioni meteo, non mi danno pioggia per un paio di giorni, quindi il tempo che si assorbe sulla pianta e va bene così, se dovesse piovere stasera domani dovrei ridarlo, insomma. Allora, possiamo iniziare. Questo è un trattamento preventivo buono anche per la bolla del pesco. Ne avevo uno giovane che era colpito, è stato colpito sin da subito. Adesso, negli ultimi 2 o 3 anni, sto facendo questi trattamenti e ho notato che le cose vanno decisamente meglio, insomma. Questo è il mio amato pero di San Giovanni, che ne ho un altro da rimettere giù. Allora, dopo la potatura rifaccio il trattamento perché così disinfetto i tagli. Vedete questo? Quando è stato tagliato, era più piccolo, ovviamente bastava la poltiglia bordolese. Fosse stato di queste dimensioni avrei dovuto mettere magari il mastice, ma non ce n'è stato bisogno.
Queste ormai sono foglie secche, lo posso dare perché tanto sono destinate a cadere. È importante fare anche il tronco, così eliminiamo le spore che arrivano dal basso. Bene, vado avanti da solo, che tanto il lavoro è sempre lo stesso. Se voi conoscete altri metodi per prendervi cura delle piante da frutto, se me lo volete scrivere qui nei commenti, ve ne sono grato. E come vi dicevo, è un trattamento che va ripetuto 2 o 3 volte nel periodo invernale. E io ho visto dei buoni risultati, quindi se voi non fate nulla sulle vostre piante sono sane, siete fortunati, altrimenti comunque male non gli fa. È sempre una cosa in più per cercare di tenerle poi al meglio e prepararle poi per la primavera ed estate. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi volete iscrivervi al canale, ve ne sono grato e cliccate poi sulla campanella così rimanete aggiornati su quello che faccio, vi arriva la notifica dei video. Mettete un like se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto mettetelo giù, va bene lo stesso. Vi auguro una buona giornata, giovedì prossimo.